Ciao a tutti, anime belle. Allora, è da tanto che non facevo un commento video al Vangelo. Io sono qui nella nostra campagna. Qua intorno a me ci sono i gatti. Allora, ciao a tutti. Stavo dicendo, è da tanto che non facevo un commento al Vangelo. E niente, visto il tema di oggi, il Vangelo di oggi, volevo comunque dirvi qualcosa. Allora, intanto vi faccio vedere dove sono perché il paesaggio merita. E siccome c'è un po' di vento, spero che comunque non dia fastidio a quello che vi dico. Se vedete passare ogni tanto dei gatti, non ci fate caso, che sono i nostri gattini che mi fanno compagnia perché, come vedete, eccoli qua, non riescono a staccarsi da noi e quindi ogni volta dove andiamo andiamo ci vengono dietro. Allora, il Vangelo di oggi, come sapete, è il Vangelo in cui Gesù chiede agli apostoli, no? La gente chi dice che io sia e voi cosa dite di me? E a un certo punto c'è la famosa frase: chi mi vuol seguire rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Dicevo, spero che ciao a tutti, spero che non vi dia fastidio il vento e quindi che non sia troppo fastidioso questo modo di poter comunicare oggi col vento, però era troppo bello il paesaggio e quindi ho preferito farlo qui. Perché è così difficile capire la volontà di Dio per alcuni? Giusto l'altra volta ho scritto un sussurro e qualcuno mi commentava dicendo: ah, che toni che usi, anche se poi la persona che ha commentato penso che abbia capito cosa intendevo, perché le persone insomma ci mettono tutta la buona volontà per capire la volontà di Dio, però non è facile. Ecco, grazie Signore che hai abbassato il vento, non è facile capirlo. E io invece insisto nel dire che in realtà la volontà di Dio si capisce. Si capisce, tante volte siamo noi che facciamo orecchi da mercante. Questo lo dico perché? Perché dico che quando uno si mette in preghiera, quando uno sta col cuore aperto, quando sta davanti alla verità di se stessi, si sta davanti alla verità di se stessi, difficilmente non si riesce a capire la volontà di Dio. Questo lo dico perché? Perché così come noi già nei nostri rapporti, nelle nostre relazioni di amicizia, di amore, tendiamo a stare attenti a chi abbiamo di fronte, no? Quindi se io voglio bene alla persona che ho di fronte, se so com'è la persona che ho di fronte, cerco di fare in modo che la persona mi possa capire. Quindi è normale che se so che la persona di fronte a me è sensibile, allora userò dei modi, userò dei termini per farmi capire. Allora a maggior ragione Dio che ci conosce, che Dio che ci ha creato, sicuramente userà dei modi, dei tempi e dei termini per farsi capire. Quindi è impossibile praticamente che Dio non, nel momento a maggior ragione quando noi gli chiediamo di farsi capire, non usi dei tempi, dei modi e dei termini per far capire la propria volontà. Allora perché non si riesce tante volte a compiere la volontà di Dio? L'errore sta proprio nel fatto che diciamo nel punto di riferimento, diciamo così, che vogliamo, da cui vogliamo partire. Se io parto da me, allora difficilmente capirò la volontà di Dio, tranne che poi la rivesto di volontà di Dio. Ma se io parto da me, difficilmente compio la volontà di Dio. E il problema sta proprio nel fatto che, dice Gesù, no? Rinnegare se stessi, perché il punto cruciale è proprio quello, rinnegare se stessi. Se io non voglio rinnegare me stesso, non farò mai la volontà di Dio, perché Gesù, Dio, ci chiede sempre di rinnegare noi stessi. Questo non perché il Signore ci chiede di snaturarci, non perché il Signore ci chiede di cambiare completamente ciò che siamo, anzi, è esattamente il contrario, questo lo dico sempre. Il Signore sa come siamo realmente, sa come ci ha creati.
E la vita tante volte ci porta invece a coprirci, no? Di maschere, di tante situazioni che fanno sì che noi non siamo più noi stessi. Questa è la verità. Quindi quando il Signore ci dice rinnega te stesso, è perché in realtà è un noi stesso che non è più l'originale, ecco, che dovevamo essere. Allora, quando noi cerchiamo di fare la volontà di Dio, in realtà ci dobbiamo mettere veramente davanti alla verità di noi stessi e davanti alla voce di Dio. E ecco perché dicevo che tante volte quando chiediamo al Signore di parlarci, Lui lo fa veramente con verità, lo fa veramente con trasparenza. Solo che questo tante volte ci dà fastidio, tante volte questa cosa non ci piace. Perché? Perché il Signore ci chiede di abbandonare tante cose. Lo vediamo proprio nel Vangelo, no? Nel Vangelo a un certo punto Pietro passa da riconoscere in Gesù il Messia e dall'altra parte quando Gesù gli dice guarda che io ora sono chiamato a vivere questa esperienza, io verrò rifiutato, verrò condannato, verrò ucciso per poi risorgere, e Pietro lo rimprovera, lo prende da parte e lo rimprovera. Guardate come è sottile questa cosa, lo prende da parte, cioè nel nascondimento lo rimprovera. Invece Gesù, alla luce del sole, invece, poi gli dice vada retro, vai dietro a me Satana, cioè riconosce che quel ragionamento è un ragionamento del demonio. Perché? Perché questo tipo di modo di pensare è un modo di pensare che viene dal diavolo. Perché? Perché è un ragionamento tutto umano. Allora questa è la differenza, quando noi cominciamo a partire da noi, se io parto da Dio, allora compio la volontà di Dio, se io parto da me non compio la volontà di Dio. Anche se noi rivestiamo la nostra volontà di belle cose, in realtà dietro la verità è che facciamo la nostra volontà, la volontà di Dio. Perché se io posso fare anche cose bellissime, posso fare anche cose utilissime apparentemente, posso anche fare cose apparentemente di Dio, ma devo compiere la volontà di Dio. Non a caso Gesù dice chiaramente voi chi dite che io sia, tu chi dici che sono per te, tu chi dici, non è importante in generale, a me non mi interessa in generale, tu chi dici che sono per te. Ognuno di noi è chiamato a rispondere. Quando nella seconda lettura San Giacomo parla delle opere, no? E fa la differenza fra la fede e le opere, fa un esempio. Noi siamo diventati bravi anche a far sì che le opere siano quelle 4-5 e ci mettiamo a posto la coscienza. Dio parla nella coscienza. Siamo diventati bravi a far sì che la fede la dimostriamo solo con alcune opere. Allora sì, io ho la mia fede, però siccome la fede non basta, perché deve essere dimostrata con le opere, allora che cosa faccio? Certo, la Chiesa mi dice che devo fare l'elemosina, che devo occuparmi dei poveri, che devo fare il volontariato. Bene, io lo faccio perché questo è quello che mi viene richiesto, perché il Papa parla di stare attenti ai poveri. Bene, io lo faccio e mi sento a posto con la coscienza. Poi magari sono litigato col vicino di casa, poi magari ho litigato con mio fratello in casa, poi magari non sopporto mia sorella perché nell'eredità, non lo so, c'è un pezzettino, un micro metro quadro che ha lasciato mia madre di più a lei che non a me, quello non è un'altra cosa, quello non c'entra con la fede. E no, è la stessa cosa, perché la fede riguarda quello. Gesù mi chiede di amare anche in quel caso, Gesù mi chiede di avere un cuore libero anche in quel caso, quindi non serve che io possa essere anche un missionario e fare 6 mesi in Africa. Ma se non risolvo il rancore che ho per quella situazione, non sono un buon cristiano. Ecco perché allora dobbiamo essere veritieri. Io come rispondo della mia fede in quel caso? Non serve che sono fedele, sono credente, se poi io in quel caso non rispondo alla mia fede. Tu chi dici che io sia? Tu in quel caso tu devi rispondere. Dio sta parlando a me, non sta parlando in generale. Ecco perché il Signore chiede ad ognuno di rinnegare se stesso. Ecco perché non c'è un metodo, un modo standard di rinnegare se stessi, perché ognuno deve rispondere a se stesso. E la cosa bella, lo dicevo proprio oggi nell'omelia, è che è singolare come Dio è delicato a chiederci, Lui che è il creatore dell'universo, Lui che è il Signore dei Signori, il Signore degli eserciti, Lui che è l'Onnipotente, che si rivolge a noi piccolissimi, a noi formichine, e ci chiede: tu cosa pensi di me? Tu cosa pensi di me?
tu, piccola creatura, cosa pensi di me? Cioè lui si degna, si china a chiedere questa cosa delicatamente, e noi, quando vogliamo, diciamo, di compiere la volontà di Dio, non abbiamo neanche la delicatezza di essere veritieri e dire: Signore, tu cosa pensi di me? Cosa pensi che io debba fare? Cosa vuoi che io faccia? Con verità. Ma camuffiamo la nostra volontà dicendo che è la volontà di Dio, perché in realtà, se non mi piace quello che il Signore mi chiede, la copro con quello che secondo me il Signore mi può chiedere, in modo che apertamente dico di fare la volontà di Dio, ma in realtà la rivesto di quello che può essere, può sembrare la volontà di Dio, perché magari in generale può sembrare la volontà di Dio, ma non sto rispondendo a quello che il Signore chiede a me, sto rispondendo magari a quello che in generale può chiedere, quindi magari per gli altri può sembrare una risposta consona, ma non sto rispondendo a quello che il Signore sta chiedendo a me personalmente. Allora oggi mettiamoci davanti al Signore in questo senso, sapendo che il Signore parla in maniera unica, in maniera personale a ciascuno di noi. Mettiamoci proprio davanti a questa consapevolezza. Il Signore Onnipotente chiede a te cosa pensi di me, e io devo avere anche questa umiltà di sapere e di capire se veramente chiedo al Signore: Signore, cosa devo fare? Tu cosa pensi di me? Cosa vuoi che io faccia? Ecco, con questa domanda, con questa, spero che vi ho lasciato questo piccolo modo, diciamo così, per mettervi in crisi, e soprattutto spero che vi ho lasciato la possibilità e la voglia, ecco, di mettervi un po' in silenzio e di chiedere al Signore di parlarvi, perché il Signore veramente non vede l'ora di parlare con ciascuno di noi, quindi non è vero che il Signore non vuole parlare. Tante volte, ecco, con questo concludo, tante volte noi pensiamo che il Signore, la risposta della volontà di Dio debba corrispondere col fatto che le cose vanno bene intorno a me, debba corrispondere col fatto che se gli altri mi applaudono, se gli altri corrispondono a quello che è la mia decisione, allora vuol dire che la volontà di Dio si sta compiendo. La prima lettura ci dice esattamente il contrario dal libro del profeta Esaio. Ecco, io ho mostrato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba, mi sono fatto sputare, ma il Signore era con me. Il Signore era con me, a me interessa che il Signore è con me. Deve interessarmi che il Signore è con me. Allora, anche quando noi vogliamo compiere la volontà di Dio e vediamo che tutto intorno a noi le cose non vanno, l'importante è sapere che il Signore è con me. E quella volta che io so che il Signore ha voluto che io compissi quella volontà, la sua volontà, mi deve bastare questo. E la volontà di Dio si compie passo dopo passo. Io devo sapere qual è la volontà di Dio passo dopo passo. Non devo pensare a grandi cose, non devo pensare a grandi scelte, ma le grandi scelte si compiono facendo un passo alla volta. Qual è il passo che vuoi che io faccia, Signore? Pensate ogni volta ai discepoli, che sicuramente non sapevano quello che li aspettava alla fine, non sapevano cosa avrebbero dovuto fare alla fine, ma sapevano, si affidavano a Gesù momento per momento, passo dopo passo. Ecco, il Signore continua ad avere la stessa strategia, il Signore continua ad avere lo stesso modo di fare anche con noi a distanza di 2000 e passa anni. Quindi chiediamo al Signore di fare le stesse cose, chiediamo al Signore di risponderci allo stesso modo. L'importante, ecco, che siamo liberi, che abbiamo un cuore libero, che abbiamo un cuore aperto a Lui, veritiero, e che siamo onesti con noi stessi, al di là di pensare ai nostri interessi, di avere noi come centro di tutte le nostre, della nostra vita, perché sicuramente se pensiamo che è un Padre che ci parla, che è Dio che ci parla, anche quando ci chiede di rinnegare noi stessi, è sempre perché il bene che ne vuole ricavare è sicuramente un bene che ha a che fare sicuramente soprattutto con noi, anche se lì per lì non lo vediamo, ma sicuramente il bene che vuole trarre è un bene che ha a che fare con noi. Io vi saluto, buona domenica, vi lascio con questo bellissimo paesaggio, con questo sole che c'è ancora qui in Sicilia, con i gattini che sono qua, che stanno dormendo, ve li faccio vedere, eccoli qua, ciao! Un abbraccio a tutti e vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vi voglio bene e alla prossima.